Siamo all'inizio di uno dei più grandi esperimenti mai condotti su questo pianeta. Il 5G è stato lanciato in tutto il mondo e nessuno sa quali saranno le conseguenze di questo esperimento. Il titolo del mio discorso è Esaminando l'esperimento 5G. Vi porto queste informazioni sia come ricercatrice, sia come insegnante, dato che ho insegnato questa materia per 25 anni all'Università di Toronto. 5G si riferisce alla tecnologia della comunicazione di quinta generazione. Permette una più rapida interconnettività. 1G ha fornito la voce, 2G ha fornito testo, 3G ci ha permesso di connetterci a internet, 4G ci ha permesso di scaricare il video. Il 5G consentirà una tecnologia che comunica alla velocità della luce con velocità di download veloci, quasi istantanee. Consentirà l'internet delle cose e andrà ben oltre i telefoni cellulari e le loro applicazioni. In cosa si differenzia il 5G da altre tecnologie wireless? È importante notare che il 5G non sostituirà il 4G, sarà in aggiunta a tutte le altre frequenze attualmente generate, il che significa che avremo una maggiore esposizione alle radiazioni a microonde una volta attivato il 5G. Il 5G utilizzerà diverse bande di frequenza nelle bande basse, medie e alte. La banda alta è costituita da onde millimetriche, di cui parleremo più dettagliatamente più avanti. 5G significa anche una densificazione delle piccole antenne cellulari nelle aree urbane e rurali. Una piccola cellula sarà montata sui lampioni o pali del telefono ogni 100 a 300 metri a seconda della posizione. Cosa sappiamo dell'infrastruttura 5G? L'infrastruttura sarà composta da satelliti, siti di macrocellule, piccole celle davanti alle case e fibre ottiche. Le fibre ottiche sono le più sicure in quanto non emettono alcuna radiazione. I miei colleghi, che ne sanno più di me sui satelliti, mi dicono che si tratta di una tecnologia relativamente sicura a patto che le esposizioni siano basse. Tuttavia, se l'intensità fosse maggiore, i satelliti potrebbero essere usati come armi. I siti delle macrocellule sono pericolosi se si vive vicino ad essi. La preoccupazione maggiore è la piccola antenna a celle di fronte alla vostra casa, perché questo sarà difficile, se non impossibile, da evitare. Ci saranno vincitori e perdenti con il 5G. Alcune persone faranno un grande guadagno e altre si ammaleranno gravemente a causa dell'enorme quantità di dati aggiuntivi che verranno generati. 50 trilioni di gigabyte di dati convertiti in esposizione. Perché il governo non sta frenando? Nel 2015 la FCC ha guadagnato 45 miliardi di dollari vendendo parte dello spettro wireless. Il governo non ha voluto mettere un divieto sulla vendita di tabacco perché riceveva molti soldi dalle tasse sui tabacchi. Lo stesso sembra essere il caso del wireless. Perché dovremmo preoccuparci del 5G? Non abbiamo test a lungo termine sugli effetti biologici e sulla salute delle onde millimetriche, eppure esporremmo l'intero pianeta a queste frequenze. Questo non ha davvero alcun senso. Le frequenze 2G, 3G e 4G stanno già causando effetti biologici e salutari negativi per gli esseri umani e altri organismi viventi. Stiamo imparando a conoscere gli effetti sulla salute mentre documentiamo i tumori, i danni allo sperma e gli effetti dannosi su piante e animali. La nostra storia d'amore con il wireless è iniziata con il telefonino all'inizio degli anni 90 e mentre abbiamo la possibilità di scegliere se usare o meno il cellulare, non abbiamo scelta riguardo al luogo in cui vengono posizionate le antenne dei cellulari. Abbiamo una scelta sul wifi in casa, ma non abbiamo scelta sul wifi nelle scuole. I bambini sono esposti alle radiazioni del microonde per 6 ore ogni giorno di scuola, senza l'approvazione dei genitori. La maggior parte di noi non ha scelta per quanto riguarda i contatori intelligenti posizionati sulle nostre case o gli elettrodomestici intelligenti e i chip di radiofrequenza che contengono. E ora abbiamo migliaia di satelliti schierati e piccole antenne di cellule che vengono posizionate nelle nostre vicinanze, senza alcuna scelta per quanto riguarda la loro collocazione. Perché dovremmo preoccuparci del 5G? Perché significa più radiazioni e significa che non abbiamo alcuna scelta in merito? Quante radiazioni può tollerare il corpo umano? Su questa mappa si possono vedere alcuni piccoli punti viola che rappresentano gli hotspot Wi-Fi nel 2002. Questi erano per lo più presso università, istituti di ricerca e installazioni militari. Diapositiva 10.
Siamo passati da pochissime radiazioni Wi-Fi nel 2002 a una copertura quasi globale in soli 16 anni. Quali sono le principali preoccupazioni riguardo alla tecnologia wireless smart? A proposito, smart si riferisce alla comunicazione bidirezionale, non ha bisogno di essere wireless. Siamo preoccupati per effetti sulla salute umana, dipendenza, competenze sociali, protezione, sicurezza, privacy, effetti sulla flora e sulla fauna, consumo di energia e riscaldamento globale. Voglio soffermarmi un attimo su una questione di privacy. In Cina gli studenti indossano queste fasce per la testa senza fili che monitorano l'attività delle onde cerebrali. I colori determinano se lo studente è concentrato o distratto. Queste informazioni vengono inviate all'iPad dell'insegnante e all'iPhone dei genitori. Uno studente è stato intervistato e ha detto che si mette nei guai se è distratto in classe. Il problema è che questi dispositivi emettono radiazioni a microonde e le radiazioni possono rendere difficile per alcuni studenti prestare attenzione, soprattutto se sono elettricamente ipersensibili. In alcune scuole gli studenti hanno giacche con sensori RF per determinare dove si trovano in ogni momento. La Cina usa anche il riconoscimento facciale all'interno degli edifici e per strada. E ora è possibile fare acquisti con il riconoscimento facciale piuttosto che con carte di credito o denaro. E per coloro che pensano che questo non possa accadere in Nord America, ripensateci. Le scuole di New York vogliono installare il riconoscimento facciale per evitare sparatorie di massa e altre interruzioni nella scuola. San Francisco è la prima città degli Stati Uniti a bandire il riconoscimento facciale. La dottoressa Cindy Russell ha esaminato la letteratura sulle onde millimetriche, che fa parte dell'introduzione del 5G, in relazione alla salute pubblica e all'ambiente. E questo è ciò che ha trovato. Onde millimetriche sono state utilizzate per ridurre il dolore negli studi sulla salute dell'Europa orientale. Questo è un bene. Le onde millimetriche sono anche utilizzate come parte di armi a microonde ADS per il controllo della folla. Anche questo è un bene, meglio che essere sparati, per esempio. Le onde millimetriche sono proposte per l'internet delle cose, ma questo non è un buon uso della tecnologia. Il motivo è la durata dell'esposizione. Con l'esposizione medica e militare la durata si misura in secondi e minuti. Con le telecomunicazioni è un'esposizione costante, 24 su 7, e questo è ciò che la rende potenzialmente dannosa. Le onde millimetriche non devono penetrare in profondità nella pelle, quindi la superficie della pelle e in particolare le ghiandole sudoripare sono l'obiettivo di onde millimetriche. La pelle è uno dei nostri organi più grandi e ci separa dall'ambiente. Il segnale sistemico è incorporato nella pelle che si connette al sistema nervoso, al sistema immunitario e al sistema ormonale. Quindi c'è la possibilità che vengano causati danni considerevoli alla superficie della pelle. Alcune frequenze causano aritmia o un battito cardiaco irregolare. Gli occhi sono molto sensibili a queste radiazioni che provocano cataratta e altre patologie oculari con esposizione prolungata. Abbiamo prove che il sistema immunitario è compromesso negli studi di laboratorio con i topi. Ci sono effetti teratogeni o difetti congeniti tra i moscerini della frutta e abbiamo prove di resistenza agli antibiotici causata da onde millimetriche. Quelli di voi che non hanno visto il 5G Crisis Summit, vi incoraggio vivamente a procurarvi delle copie delle 40 interviste con esperti di tutto il mondo. Tra questi ci sono scienziati, medici, ingegneri, avvocati, politici, attivisti, eccetera. Il costo di questa serie è ragionevole. In questo summit molte persone hanno menzionato il codice di Norimberga. Il codice di Norimberga fa parte del diritto internazionale umanitario che afferma: non è etico e illegale eseguire esperimenti sugli esseri umani senza il loro consenso informato. Secondo questa legge, il 5G dovrebbe essere illegale in quanto le persone non danno il loro consenso informato ad essere esposte a queste radiazioni. Perché questi prodotti sono ammessi? Qui abbiamo un pannolino che avverte l'iPhone della madre che il pannolino è bagnato. Questo espone il bambino alle radiazioni delle microonde. Qui abbiamo un ciuccio che ha un termometro all'interno e invia informazioni sulla temperatura del bambino all'iPhone del genitore. Così ora abbiamo un dispositivo di emissione di radiofrequenze all'interno della testa di un neonato. Chi sta regolando questo settore?
Cosa hanno fatto i medici tedeschi durante l'Olocausto? Hanno sterilizzato milioni di cittadini. La scusa per non intervenire era troppo orribile per credere che questo stia accadendo. Stavamo solo seguendo gli ordini. Rifiutarsi significava morte istantanea. Quali sono gli effetti collaterali delle radiazioni a microonde? Danni allo sperma che portano all'infertilità e in ultima analisi alla sterilità. La scusa per non fare nulla. Non sapevo che fosse dannoso. Non credo che sia dannoso. Sono solo una persona, cosa posso fare? Ho superato l'età riproduttiva, che me ne importa? Quali di queste scuse troverai accettabili quando scoprirai di non poter avere nipoti? Qui abbiamo 4 vetrini di sperma umano. Alcuni degli spermatozoi erano controlli non esposti e alcuni erano esposti a 2,4 GHz, che è la stessa frequenza usata nel Wi-Fi. I vetrini sono basati su 1 e 5 ore di esposizione. Si può vedere lo sperma che si muove bene in tutti i vetrini, tranne che in quelli in basso a destra. Questo vetrino è stato esposto alle radiazioni Wi-Fi per 5 ore. La maggior parte delle persone lavoreranno sui loro computer portatili collegati a internet e via Wi-Fi per periodi molto più lunghi e probabilmente danneggeranno il loro sperma come conseguenza. Gli effetti sulla salute delle radiazioni a radiofrequenza rientrano in 3 categorie: problemi riproduttivi, che ho appena menzionato. Questi includono gli aborti spontanei e i problemi di sviluppo e comportamentali nella prole. Tumori, per lo più associati alla testa, ma anche al cancro al seno per le donne che tengono il cellulare nel reggiseno, o la leucemia per le persone che vivono vicino alle antenne dei cellulari. È elettroipersensibilità o EHS e si possono vedere alcuni dei sintomi più comuni di EHS qui: disturbi del sonno, stanchezza cronica, dolore cronico, scarsa memoria, depressione, ansia, eccetera. Quali sono le prove della elettroipersensibilità? Fornirò 2 studi di sollecitazione. Si tratta di studi che testano gli effetti dell'esposizione al microonde sul sangue e sul cuore. Test di sollecitazione numero 1. Le radiazioni delle microonde influenzano il sangue di alcune persone che hanno EHS. Qui prendiamo una goccia di sangue, la mettiamo su un vetrino e la osserviamo al microscopio. Il vetrino in alto mostra il mio sangue prima di essere esposto al Wi-Fi. Le cellule sono rotonde e galleggiano liberi in piccoli gruppi sciolti. Il vetrino in basso mostra cosa succede al mio sangue quando passo 10 minuti esposto al Wi-Fi. Ogni cellula di questo vetrino si attacca agli altri. Questo tipo di sangue non è in grado di fornire in modo efficiente ossigeno e sostanze nutritive alle cellule e di eliminare i prodotti di scarto prodotti dalle cellule e si chiama formazione Rouleau. Il dottor Stephen Sinatra, un cardiologo di fama mondiale, dice che il nostro sangue dovrebbe avere la consistenza del vino rosso. Invece la maggior parte di noi ha il sangue con la consistenza del ketchup che scorre nelle nostre vene. Questa è la formazione del Rouleau. I sintomi includono mal di testa, stanchezza, vertigini, difficoltà di concentrazione, intorpidimento, formicolio e estremità fredde, problemi cardiaci e di pressione sanguigna e, nei casi più gravi, infarto o ictus. In questo studio di sollecitazione abbiamo posto la domanda: le radiazioni di un telefono cordless hanno effetti sul cuore? Non appena si collega una stazione base per telefoni cordless ad una presa elettrica, il telefono invia radiazioni a microonde. Si tratta di uno studio bicieco, controllato con placebo. Né la persona sottoposta al test, né il medico che ne valuta i risultati sapevano quando avvenivano le esposizioni. Qui abbiamo un esempio che mostra il monitoraggio in tempo reale. Una donna di 56 anni è stata esposta alle radiazioni del cordless durante la sessione 3 e 5 di questo esperimento. Si può vedere che la sua frequenza cardiaca aumenta durante l'esposizione da 65 a 86 battiti al minuto e ritorna alla normalità una volta scollegato il telefono. Tutte queste variazioni della frequenza cardiaca si manifestano anche come variazioni della variabilità della frequenza cardiaca. Si osserva un aumento della regolazione del sistema nervoso simpatico e una diminuzione della regolazione del sistema nervoso parasimpatico, che è una tipica risposta allo stress e il corpo non funziona bene sotto stress cronico.
Gli studenti di una scuola della contea di Simcoe hanno iniziato a lamentarsi di vari effetti sulla salute poco dopo che la scuola ha installato il Wi-Fi. Diversi hanno lamentato palpitazioni cardiache che si sono verificate solo a scuola. Quattro studenti hanno avuto un arresto cardiaco improvviso, di cui due sono stati fatali. Il più giovane aveva solo 13 anni. Come soluzione, la scuola ha installato dei defibrillatori. Un fatto. I lavoratori che lavorano con le microonde hanno problemi cardiaci. Una ricerca pubblicata nel 1969 ha dimostrato che coloro che sono stati esposti professionalmente alle radiazioni a microonde hanno avuto problemi cardiaci. Quindi, nell'interesse dell'igiene del lavoro, i ricercatori raccomandano che i lavoratori siano sottoposti a screening per le anomalie cardiovascolari, in modo da poterli escludere dalle occupazioni che comportano l'esposizione alle radiofrequenze. Forse gli studenti dovrebbero essere sottoposti a screening per verificare che non vi sia una patologia cardiaca di fondo che potrebbe essere aggravata dall'esposizione al Wi-Fi. Quante persone hanno l'elettroipersensibilità? Tra l'1% e il 5% della popolazione è gravemente colpito dall'elettrosmog e queste persone sono spesso confinate nelle loro case e si ammalano quando viaggiano per fare shopping, andare al ristorante. Per queste persone utilizzo il 3%. Un altro 35% della popolazione ha una sensibilità da lieve a moderata. Possono ancora funzionare in un ambiente esposto, ma spesso si sentono letargici, hanno la nebbia cerebrale e per il resto si sentono subnormali. Con questa percentuale abbiamo circa 1 milione di persone in Canada con una grave sensibilità, 10 milioni negli Stati Uniti e 15 milioni nell'Unione Europea. Queste cifre sono destinate ad aumentare in seguito all'introduzione del 5G. Un commento che a volte sento dire è: se questo fosse vero, ce l'avrebbero detto. Una pubblicazione del 1971 citava oltre 2000 articoli sugli effetti nocivi delle radiazioni a microonde. Più recentemente, nel 2015, 248 scienziati di 42 paesi hanno firmato un appello internazionale di scienziati CEM che è stato inviato all'Organizzazione Mondiale della Salute e al Programma Ambientale delle Nazioni Unite con avvertimenti sull'esposizione alle radiazioni a microonde. I produttori avvertono di tenere i dispositivi wireless lontani dal corpo e le compagnie di assicurazione non assicurano contro gli effetti sulla salute causati dalla radiofrequenza. Le accademie mediche avvertono che le linee guida sono inadeguate a proteggere i bambini dalle radiazioni a radiofrequenza e vari governi in tutto il mondo stanno vietando il Wi-Fi nelle scuole e stanno dotando le scuole di un sistema di cablaggio con fibre ottiche che è più veloce, più sicuro e molto più protetto del Wi-Fi. Ce lo dicono, noi non li ascoltiamo. Come funzionari eletti, i sindaci e i consiglieri hanno una responsabilità nei confronti della loro comunità. È fondamentale che i membri dei governi comunali imparino il più possibile sul 5G. I fornitori di telecomunicazioni chiederanno il permesso di collocare piccole celle su lampioni e altre proprietà pubbliche. I governi municipali non devono approvare l'ubicazione di piccole antenne di celle su proprietà pubbliche. Saranno respinte dal governo federale. Tuttavia, se nei prossimi anni verranno fornite prove scientifiche di danni, almeno non saranno complici nella decisione di esporre il pubblico. Un procedimento legale è probabile nel prossimo futuro. Alcuni comuni chiedono quanto segue. Rinnovo annuale dei contratti per l'ubicazione di piccoli siti cellulari. Capacità di far rimuovere le piccole cellule senza alcuna sanzione legale se la scienza dovesse indicare un danno. Monitoraggio regolare dell'esposizione prima e dopo l'installazione di piccole celle. Istituzione di un registro sanitario per la segnalazione di effetti biologici e sanitari avversi associati alle antenne 5G, che prevede anche l'indagine della denuncia in modo tempestivo. Aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Attenzione, scogliera davanti a noi. Non mi ascoltano! Altri video sono in produzione con la tecnologia 5G. Ecco tre video che vi incoraggio a guardare. Il primo fornisce informazioni tecniche sul 5G che sono facili da capire. Il video 2 contraddice alcune delle informazioni fornite nel video 1, poiché Verizon testa il suo lancio del 5G. Il 5G funziona molto meglio del previsto.
Il video 3 è un lungo video in cui l'ex presidente della FCC, la Commissione federale per le comunicazioni, parla del 5G. Questo video fornisce un'eccellente intuizione su chi sta conducendo lo show e quali sono i suoi punti di vista sugli effetti sulla salute. Si prega di condividere questo video con gli interessati alla tecnologia 5G. Grazie per averlo guardato.